Salve, oggi parliamo della sciatica, un problema che affligge moltissime persone. Ne parliamo con il dottor Rosario Cantisani, neuroradiologo, a cui chiediamo quali sono le tecniche e cos'è questa patologia. Ma la patologia è dovuta alla rottura del disco intervertebrale, che è quella formazione gelatinosa che divide una vertebra dall'altra e che, per ragioni che poi magari vedremo, subisce dei fenomeni degenerativi e che determina l'ernia. L'ernia comprimerà un nervo, il nervo sciatico, da lì la ragione del dolore. E quali sono gli strumenti che abbiamo per poter diagnosticare la sciatica? Ma ovviamente mi piace dire, nonostante io sia neuroradiologo, dovrei essere appassionato dei miei strumenti, direi che il primo approccio non può essere altro che quello specialistico del neurologo o del neurochirurgo, dell'ortopedico, che fa una valutazione di tipo clinico, ed è poi lo specialista che invia al neuroradiologo per l'integrazione diagnostica con un attacco, con una risonanza magnetica. Oggi abbiamo strumenti formidabili che ci aiutano in maniera assolutamente raffinatissima nella diagnosi di questa patologia. E una volta fatta la diagnosi, quali sono gli strumenti e le terapie per poter curare questa patologia? Anche qua mi piace essere un po' controcorrente. L'esperienza di oltre 20 anni mi induce a pensare che la prevenzione è primaria, cioè prima di arrivare all'ernia bisogna evitare di averla. Quindi evitare sovrappesi, direi che il dolore lombare dipende da come si è usata la colonna vertebrale negli anni precedenti. Poi sicuramente c'è il sovrappeso, oggi purtroppo largamente diffuso, e gli stili di vita sono l'elemento centrale della ragione della patologia dolorosa del rachide. Sembra assolutamente paradossale, ma il rimanere tante ore seduti ad una sedia davanti a un computer in posizione scorretta significa sollecitare la colonna vertebrale in maniera formidabile e proiettarsi, ahimè, ad avere una patologia discale. Benissimo, ringraziamo il dottor Cantisani, arrivederci.